calendario fatto dai bambini. È stato presentato presso lo showroom della Tecla Porte, Finestre di Scafati il nuovo calendario Tecla 2012, con la premiazione dei 19 bambini delle scuole elementari, i cui disegni selezionati tra i 370 pervenuti sono stati scelti per dare volto alle pagine del calendario Terra Madre, Fratello Sole, Sorella Luna. Il progetto, patrocinato e finanziato dalla Tecla SRL, che da anni promuove e sostiene la creatività delle giovani generazioni e l'arte attraverso l'organizzazione di interessanti iniziative culturali, è giunto alla sua 12ª edizione ed ha avuto come protagonisti quest'anno, in continuità con le precedenti edizioni di Studenti in Arte del 2002 e del 2003, i bambini delle scuole elementari del territorio. Dare spazio alla creatività infantile e alle giovani generazioni future, dunque, sono questi, tra l'altro, gli obiettivi preposti dall'azienda attraverso il progetto didattico Facciamo strada al nostro futuro. Presenti al colorato happening scafatese, gli allievi delle classi elementari 4 e 5 dei diversi circoli che con i loro disegni hanno illustrato la natura, il mondo circostante, la tematica più forte che mai dell'ecologia e delle proprie personali, realistiche e fantasiose riflessioni per il futuro di Gaia, il nostro pianeta. Come azienda Tecla ormai è un'abitudine, sono 14 anni che facciamo il calendario Tecla dedicato all'arte e quest'anno il tema era legato alla natura e quindi infatti per ogni mese dell'anno è stato dedicato poi una frase del Cantico delle Creature di San Francesco e da questo ne è derivata la spontaneità dei bimbi, che poi su 12 mesi sono 19 perché in alcuni mesi dei bambini hanno collaborato sullo stesso disegno. Hanno colpito, tra virgolette, direttamente il tema, che era quello della natura. In molti disegni sono ritratti sia elementi delle energie pulite e quindi fotovoltaico e così via, e quindi in modo molto crudo e forse anche molto più diretto di quello che possono essere gli artisti contemporanei, hanno colpito il tema sempre tra virgolette nel migliore dei modi e siamo contentissimi. Questa sera c'è una piccola premiazione, se così la vogliamo definire, per questi giovani e piccoli artisti. Sì, una premiazione sempre tra virgolette, perché in realtà premieremo tutti e 370 con un grosso ringraziamento, e un grosso ringraziamento ai dirigenti scolastici e agli insegnanti che hanno partecipato e collaborato per collaborare in questa iniziativa. La premiazione sarà simbolica, perché i bambini ovviamente non hanno bisogno di premi, ci sarà un piccolo dono che è una scatola di colori, in realtà a timbrare ancora una volta questa loro volontà e questa loro capacità di disegnare. Ci saranno delle targhe e ci sarà poi la distribuzione, che credo sia la cosa più importante e la maggiore soddisfazione per un bimbo, di andare a firmare una pagina del nuovo calendario Tecla. E poi ci saranno 12 mesi per pensare al nuovo tema per il 2013 da parte di Tecla. Certo, certo, sicuramente questa è un'iniziativa che andrà avanti e quindi andiamo verso la 15ª edizione. Non vi svelo, perché non l'abbiamo ancora pensato, a chi sarà dedicata e chi coinvolgeremo nella prossima edizione.